Buonasera cari amici, bentrovati in Metropolis, qua la Zampa, il nostro settimanale dedicato appunto ai nostri amici a quattro zampe che torna per poter anche rispondere ai vostri quesiti, alle vostre domande per quanto riguarda cani e gatti per i nostri amici. Ed è qui con noi oggi il dottor Marco Maggi, medico veterinario e anche coordinatore dei servizi veterinari Ca Zampa. Dottore, buonasera. Buonasera a lei. Allora, è con noi anche, lo vedete, Raimondino, splendido esemplare di 7 anni, pelo bianco, in questo momento sembra quasi frizzato, ma è proprio così, sta guardando la padrona in lontananza, è già stato con noi in altre occasioni. Io direi di iniziare, come sempre ricordo, chi vuole intervenire lo può fare, il numero di telefono lo vedete alla base del teleschermo e anche la possibilità di brevi messaggi attraverso WhatsApp. Io ho detto all'inizio del dottor Maggi, medico veterinario e coordinatore dei servizi veterinari Ca Zampa, servizi dei quali noi abbiamo anche alcune immagini. Ecco, questo per capire perché, per quanto riguarda Milano, Ca Zampa sta per aprire una grossa clinica, un grosso centro qui in zona Portello. Zona Portello, esatto. Ecco, possiamo due parole chiarire di cosa si tratta? Allora, Ca Zampa è una rete di cliniche veterinarie, non abbiamo solamente la clinica del Portello, cioè quella in apertura. Il progetto Ca Zampa è iniziato nel 2018 con la prima apertura a Brugherio, poi è continuato nel nord-est, Udine e Mestre, siamo ritornati in Lombardia con la quarta clinica a Cremona, il Portello chiude la quinta e l'anno dovrebbe vedere anche Roma con la sesta. Quindi un'espansione nord-centro totale? Un'espansione da nord a centro che prevede qua dalle 5-6 cliniche all'anno di apertura. Ecco, cliniche quindi significa soprattutto anche prevenzione, perché diciamo la verità, quella che è un po' la vostra filosofia non è quella del proprietario del cane che porta l'animale solo quando sta male, ma anzi un controllo annuale è cosa buona. Corretto. Le nostre cliniche in linea a quanto oggi la medicina veterinaria a livello internazionale propone non si limitano solamente a proporre quella che è la medicina classica, quello che viene definita la medicina reattiva, cioè il medico che reagisce di fronte a una malattia, ma è anche una medicina di proposta, medicina proattiva, medicina di prevenzione, dove noi proponiamo delle metodiche, degli screening, dei check-up, dei controlli continuativi durante l'anno che ci permettono di identificare e di anticipare le malattie dei nostri amici. Ecco, intanto stiamo vedendo alcune immagini di questo centro estremamente moderno. Facciamo fare ogni anno il tagliando alla nostra macchina e chi ha il cane è giusto anche fare un bel controllo che tutto vada al meglio. Direi che loro ci danno tanto durante la giornata, durante la settimana, ci aiutano, ci confortano, ci accompagnano, oltre a curarli quando stanno male, riuscire a garantire la loro salute e il loro benessere, credo che sia un atto d'amore. Ecco, nel vostro centro, oltre ovviamente la clinica e quindi una questione medica, avete tutta una serie di servizi, lato, elettatura, il parcheggio anche per i cani, per quanti si recano al centro commerciale, non sanno dove lasciare il cane, in questo caso c'è modo di parcheggiarlo. Avete insomma una collezione di servizi che vengono incontro ai proprietari. È necessità. Sì, le cliniche, come dicevamo prima, sono cliniche a tutti gli effetti, quindi attrezzate e predisposte a essere una clinica veterinaria importante. Poi abbiamo ovviamente scelto le aperture vicini al centro commerciale per usufruire degli spazi, della viabilità, del servizio di parcheggio, soprattutto in città quando non si trova mai posto. Abbiamo associato alla clinica veterinaria lato lettatura e anche le attività di educazione, quindi diamo un servizio diciamo a 360 gradi nei confronti di un proprietario che oggi cerca la comodità e l'efficienza. Dottore, ahimè le vacanze, possiamo dirlo, ormai sono finite, la temperatura anche sta cambiando in questi giorni, vi dicendo. Ecco, chi rientra o è rientrato da poco in città dopo le vacanze e appunto ha un cane o magari anche un gatto, è giusto fare un qualche controllo stagionale? Assolutamente sì, perché chi rientra dalle vacanze di solito ha affrontato passaggi, viaggi o comunque delle situazioni che è corretto che il medico veterinario curante vada a verificare che
insomma, rientrano anche loro in perfetta forma. Quest'anno poi sono state vacanze un po' Poi sono, particolari. è un anno particolare, sì, questo. Poi è importante sottolineare che settembre-ottobre sono mesi un po' come tutto l'anno, perché noi consigliamo i trattamenti tutto l'anno, dove i parassiti sono sempre dietro l'angolo, quindi non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto nei passaggi stagionali, quando dal caldo secco si passa al caldo umido con un po' di pioggia. Ecco, molto spesso si pensa alla primavera È vero, è vero. come la stagione dei parassiti dove È vero, bisogna sì. correre ai ripari, invece no, Tutto no, l'anno. tutto Tutto l'anno. l'anno, consiglio medico 12 mesi su 12 mesi. Ormai le zecche, le pulci, i parassiti non ci danno scampo. Mi ricordo ai tempi quando nevicava, che gelava, Certo. c'erano dei mesi di pausa. Oggi, non è infrequente trovare a dicembre cani e gatti con parassiti addosso. Per cui consiglio, che rientra anche comunque nei consigli della farmacologia, della medicina, 12 mesi. Ecco, quindi quando succede questo, cioè in presenza di elementi parassiti per i cani e i gatti, come intervenire? Ma allora, di solito devo dire che sono delle situazioni che spaventano abbastanza, vedere addosso pulci o zecche, quindi immediatamente recarsi dal veterinario, perché è col veterinario che un proprietario può scegliere il miglior prodotto. Noi abbiamo qua, ci accompagna un bellissimo esemplare di taglia piccola, taglia toy. Si scelgono dei prodotti specifici per Per il questa. tipo di soggetto, se il soggetto è allergico a un prodotto piuttosto che ad un altro. Si trova una collaborazione della famiglia, insomma, che poi deve fare i trattamenti in casa. Quindi il veterinario sempre come riferimento per la scelta dell'antiparassitario. Ci scrive, ci manda un messaggio, un telespettatore, che forse si riferisce alle vacanze, non lo sappiamo, ma dice: trovo tantissime difficoltà a poter trasportare il mio cane in automobile. Appena vede l'automobile, non ne vuol sapere di salire in auto. Cosa posso fare? È un problema di tanti, di norma è un problema comportamentale. Se ci si trova davanti ad un cane che non comprende, il mezzo, non riesce a salire, ha paura, diventa una fobia. Io in questi casi consiglio sempre di affidarsi a un comportamentalista o a un educatore che possa identificare il perché il cane ha paura della macchina e aiutarlo a vincere questa sua fobia. Ecco, ma in questo caso lei consiglia, come dire, di accettare l'indole del cane che non vuole salire in macchina o di spingerlo? Allora, dobbiamo essere anche rispettosi nei loro confronti. Se si capisce che per il cane diventa veramente un dramma, io ad un certo punto consiglio anche di rispettare quelle che sono le abitudini, quindi di non forzarlo più di tanto. Se è una necessità, si fa l'impossibile, altrimenti si cerca di rendere a loro la vita gradevole anche senza portarli in macchina. Ecco, abbiamo un altro telespettatore, altra domanda, ci chiede vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie. E lui, è meglio farle tutte? Oddio, Allora, tutte forse è un po' no, difficile. sfatiamo un mito: non esistono vaccinazioni obbligatorie per i nostri amici a quattro zampe, sono vaccinazioni Consigliere. consigliate. In un tempo era obbligatoria la rabbia, che oggi è obbligatoria se si va all'estero, quindi se si espatria. Per restare in Italia non esiste una vaccinazione obbligatoria. Il consiglio delle vaccinazioni è sempre legato all'epidemiologia, diciamo, alla diffusione della malattia nella zona In cui si trova. in cui vivi. Quindi bisogna stare attenti, magari quando si va in vacanza, dove si va. Perfetto, perfetto. Il veterinario dove si vive o si va in vacanza è sempre un riferimento per sapere se in quella zona ci sono malattie particolarmente importanti da replicare, ripetere le vaccinazioni. Ci sono dei vaccini di routine consigliati che si fanno mediamente sulla base delle necessità del cane. È sempre il veterinario che poi decide anche l'annualità, se aumentarle ogni 2 anni, ogni 3 anni, ogni 6 mesi, quindi è il medico che Che decide. decide. Altro quesito, una cagnolina di 3 anni è consigliabile la sterilizzazione? Questo è un argomento molto delicato, nel senso che Ma dipende anche da razza a razza o. diciamo di no, nel senso che la sterilizzazione oggi la possiamo vedere sotto due aspetti.
Se vogliamo vedere la sterilizzazione come aspetto di prevenzione, noi sappiamo, noi medici, che la sterilizzazione previene alcune patologie legate alla sfera riproduttiva. Se vogliamo vedere la sterilizzazione sotto un aspetto di randagismo, sappiamo che la sterilizzazione previene tutte quelle che sono le tematiche legate alla riproduzione incontrollata e quindi del randagismo. Certo. In questo caso è estremamente consigliata. Poi c'è una sterilizzazione di un cane che vive in casa. Spesso diventa una necessità perché magari sporca il pavimento, perché richiama i maschi, che diventa quindi poi un problema di difficile gestione familiare. Quindi non c'è un obbligo legato a. Cioè si crea una situazione di disagio. Va discussa con la famiglia e poi si deve prendere una decisione insieme alla famiglia. Nella maggior parte dei casi, devo dire, oggi le famiglie proprietarie di femmine tendono a sterilizzare le È proprie. molto diffuso, invece per quanto riguarda i Abbastanza, maschi. abbastanza. Sui maschi molto meno, anche perché noi veterinari oggi sappiamo che esiste innanzitutto un'alternativa alla castrazione fisica, che è la castrazione chimica. Chimica. Adesso spero che non me ne voglia che stiamo parlando, è che Forse è interessato ad altro. viene utilizzata in determinate situazioni, evitando quindi interventi chirurgici. E poi abbiamo imparato che la castrazione non è così risolutiva di alcune problematiche che sono comportamentali. Forse un tempo si abusava un po' troppo della castrazione fisica. Si fa quando c'è una necessità reale. Ecco, magari qualcuno ci segue anche gli amanti dei gatti. Per quanto riguarda i gatti, invece, forse la situazione è un po' diversa. È un po' diversa perché allora, il gatto che notoriamente vive in casa diventa, come dicevamo prima, una questione organizzativa di disagio. Il maschio tende a segnare il territorio casalingo con queste Infatti. ghiandole con un odore molto forte e la convivenza diventa molto complessa. La femmina invece ha degli atteggiamenti, delle vocalizzazioni in casa, quando va in calore, che rende complessa anche lì la convivenza. Quindi sui maschi ormai è abitudine, consuetudine, sterilizzarli. Ecco, ci scrivono, ma questo l'abbiamo già sentito anche in altre trasmissioni, il problema dell'abbaiare. Chi denuncia il fatto di avere un cane che abbaia con grande frequenza, anche magari e soprattutto in casa? Allora, in questo caso possiamo riportare la discussione su quello che dicevamo della macchina, il Certo. problema comportamentale. Noi spesso tendiamo a prendere un cane, o anche in questo caso sì, stiamo parlando del cane, e inserirlo in un ambiente domestico, pensando che il cane in automatico Che sia tutto sia tutto normale, normale, che per invece lui non. sia tutto Certo. che sappia già esattamente come comportarsi. E invece no, nel senso che anche loro vanno in disagio, possono avere delle problematiche e Reagiscono. reagire nel modo che conoscono, Certo. quindi facendo dei disastri Oppure o vocalizzo, abbaiando. abbaiando. Quindi io dico sempre, quando si decide di inserire un cane in un ambiente domestico, bisogna anche preoccuparsi delle Stare sue attenti. stare attenti alle sue necessità di non farlo andare in crisi. Certo. Dovremmo avere una chiamata. Pronto? Buonasera. Prego, Sì, buonasera. l'ascoltiamo. No, allora, ok, volevo chiedere al dottore in questione, Sì. per quanto riguarda l'alternativa alla sterilizzazione delle cagnoline, Sì. io ho piccolissime nozioni di veterinaria, per quanto riguarda che tempo fa seguivo un veterinario nella città che mi ha dato i natali, e il risultato, che è una cosa che ha davvero dell'incredibile. Cioè, quando la fattrice è proprio nel pieno periodo dell'estro, fare delle irrorazioni vaginali al 50% di acqua e aceto bianco. Abbassa il calore ed emana feromoni cattivi ai maschi, per cui tanti maschi non si avvicinano. Il dottore ne ha conoscenza di questo? Va bene, le rispondiamo, grazie. Una cosa mai che sento per la prima volta. Sì, grazie per la domanda. Anch'io devo dire, ammetto che dopo 25 anni di carriera è la prima volta che sento dell'utilizzo Di mi queste sembra aceto, acqua. aceto bianco. Ora, io dico sempre che i calori sono un atto fisiologico.
e che quindi andare a lavorare per bloccare i calori con sistemi poco ortodossi non sia veramente il caso. Se c'è quella necessità di non avere i calori, la sterilizzazione, che poi oggi, grazie anche alla chirurgia laparoscopica, devo dire che è Si può. diventato un intervento estremamente poco, molto meno invasivo. Altrimenti lasciare che le femmine facciano quello che la natura le ha predisposte di Ecco. fare, e quindi i loro 2 calori all'anno, che tutto sommato non danno grosso fastidio. E possono essere sopportati. E possono essere sopportate, sì. Tra poco ancora in vostra compagnia, ci fermiamo alcuni istanti, c'è una breve fascia pubblicitaria. Eccoci, seconda parte di Metropoli Scuola Zampa. Siamo in compagnia del dottor Marco Maggi, medico veterinario e coordinatore dei servizi veterinari CA Zampa. Ci ha scritto un telespettatore che vuol sapere il discorso del microchip. Quando è il caso di impiantarlo? Allora, il microchip è da anni ormai obbligatorio e dal 1 gennaio di quest'anno è obbligatorio anche per i gatti, quindi questa è una novità assoluta. Se il cane viene da un allevamento, di norma È già è già con microchip, altrimenti entro i 60 giorni. entro Entro i 60 giorni. 60 giorni il cane va microchippato e iscritto all'anagrafe canina regionale. Perfetto. Altra chiamata. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera, sono il signore che ha chiamato prima per quanto riguarda quando la fattrice è in calore. Ah, ho capito. Sì, prego, vuole aggiungere qualcosa? Esatto, il dottore ha specificato, ha aceto, io ho detto irrorazioni vaginali a base di acqua e aceto bianco al 50%, Sì. non aceto, perché l'aceto brucia Certo. all'interno, No, no, abbiamo capito, mentre aceto. sì, avevamo capito correttamente, aceto bianco, facendo una questa diluizione al emulsione qui, 50%. l'acidità dell'aceto altera il pH delle mucose e calma i bollenti spiriti, cioè è una cosa comprovata. Certo. C'è un'altra alternativa, ma è un po' costosa, quella di fare una soluzione di acqua e clorofilla al 2%, ma la clorofilla pura, acquistandola in erboristeria, ha un suo costo. Ecco perché si tende ad andare dal lato più economico, che acqua e aceto bianco, ma non allora, il dottore saprà benissimo che c'è il proestro, l'estro e il dopoestro. E durante la fase in cui la fattrice è ricettiva, cioè contorce la coda, desidera il maschio, allora la si fa un giorno sì e un Un giorno no. giorno. Come diceva quello lì, provare per credere. Provare perché. Grazie, una cosa, anche un consiglio economico, se funziona può essere fatto, insomma, diciamo così. Ecco, tornando a parlare del vostro centro, vostra clinica Kazampa, c'è un discorso anche di spa, di Sì, benessere. allora il benessere è legato anche alla presenza dell'attrezzatura. L'attrezzatura, oggi noi quando pensiamo all'attrezzatura correttamente si pensa a lavare, spazzolatura, pelo, nodi, quindi a un discorso di bellezza, Abbellire il nostro cane. pulirlo, lavarlo e Sì. renderlo decisamente più bello. Oggi l'attrezzatura invece entra di diritto anche in quello che è il benessere della cute, del mantello, del pelo, perché tramite l'attrezzatura noi possiamo utilizzare dei bagni terapeutici, dei bagni medicati. Non dimentichiamoci dell'ozono, quindi bagni all'ozono per tutte le dermatiti superficiali, per delle lesioni che la dermatologia oggi ci chiede di curare attraverso una dermocosmesi, attraverso dei trattamenti che ci permettono sia in prevenzione che in terapia di permettere a loro di stare meglio. Quindi l'avere vicino l'attrezzatura è per noi un vantaggio molto, molto utile. Che agisce positivamente, insomma. Ecco, Decisamente, decisamente. ci chiedono anche una domanda sul discorso guinzaglio e collare. Lui dice: il mio cane non sopporta né uno né l'altro. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo consigliare? Quello che stavamo dicendo prima sul cane che entra in un contesto familiare. Il cane nasce senza l'informazione mettimi il guinzaglio, Certo. mettimi il collare. Quindi è buona norma nella fase di apprendimento. Quindi gli educatori oggi ci insegnano i comportamentalisti che c'è una prima fase di apprendimento che va da 2 mesi e mezzo in poi, dove se noi abbiamo la necessità, come
come è giusto che sia in città, di mettere guinzagli e collari, bisogna educarli, bisogna insegnare a loro che quello strumento non è nulla di particolare, anzi diventa uno strumento importante per la sua sicurezza. Ecco, spesso ci hanno chiesto, ci hanno fatto delle domande sulla questione delle aree cani, che a Milano si stanno diffondendo in modo notevole, però diciamo la verità, non sempre ci sono apprezzamenti, molte aree cani lamentano i telespettatori, sono tenute male, sono sporche e via dicendo. Lei che opinione ha su questo problema? Ma allora, è un problema legato al fatto che ormai le nostre città, se pensiamo i cani in Italia, sono circa 7 milioni, quindi è una popolazione all'interno della popolazione. È chiaro che se noi vogliamo convivere con loro, le nostre città devono diventare anche dimensione di cane, sia per loro, sia per chi ha il cane, sia per rispetto di chi magari non ha piacere di convivere con, certo, con un cane, quindi rispetto anche nei confronti delle altre, sì, persone. Le aree cane devono avere una manutenzione estremamente accurata, perché ovviamente loro vanno dentro e fanno quello che devono fare. Anche perché poi si rischia anche qualche malattia. Assolutamente. E poi, come è giusto che sia, per convivere in un'area cane dove ci sono altri cani, io dico sempre padrone, proprietario, famiglia e pet devono essere educati. Perché per convivere in un'area ristretta come un'area cane bisogna essere educati e quindi imparare a condividere uno spazio ristretto come quello. Perché se io metto due cani e la prima cosa che fanno è azzuffarsi, può capitare e non è, bisogna stare estremamente attenti. Quindi il guinzaglio, torniamo, la sicurezza, il fatto di avere un cane educato, il fatto di conoscere, diciamo così, il galateo, la buona educazione in città. Ci chiedono come si può fare a insegnare il cane dove fare i bisogni. È una bella domanda da fare a un educatore cinofilo, un comportamentalista. Sì. Ci sono delle tecniche che sono proprio di pertinenza di questi gruppi che noi abbiamo all'interno delle nostre cliniche, proprio perché vogliamo associare questo tipo di approccio oltre all'approccio medico. Quindi c'è tutta una tecnica che viene utilizzata su di loro, con dei premietti, con degli aggiamenti ripetuti, che fa sì che il cane prenda determinate abitudini e che diventi un cane educato anche sotto quel punto di vista. Direi che l'educazione oggi è un ambito molto molto importante, quasi come la perché salute. Molti hanno il cane ma non tutti sono in grado poi di gestirlo. Perfetto, soprattutto loro hanno bisogno di conoscere il mondo in cui noi li portiamo a vivere, per evitare a loro poi dei disagi o delle fobie. Quindi chi ha un cane, secondo il mio consiglio, la mia esperienza, oltre alle cure dovrebbe preoccuparsi anche dell'aspetto comportamentale, la salute e il suo benessere psichico. Tra le domande c'è anche quella che riguarda l'alimentazione del cane e ci viene chiesto: è meglio il cibo in scatola, quello insomma industriale, o gli possiamo dare quello che mangiamo noi? Anche questa è una domanda che rincorre spesso all'interno delle cliniche. Come veterinario mi associo al 90% dei colleghi, io consiglio sempre il cibo industriale per varie questioni di comodità e di salute. Perché è più selezionato. Allora, abbiamo la certezza della formula, abbiamo la certezza dei principi attivi. Nel caso in cui dovesse esserci una patologia, io ho la certezza che quell'alimento dietetico mi aiuta a curare la malattia. Se la scelta invece va su un cibo casalingo, consiglio è di chiedere l'aiuto di un nutrizionista. Ci sono tanti colleghi che si occupano di nutrizione e che riescono a formulare, attraverso l'utilizzo del cibo casalingo, delle diete equilibrate. Ecco, un qualcosa che può riguardare anche il nostro Raimondo e magari la sua padrona è il problema del tagliare il pelo. Molti chiedono quando tagliarlo, spesso o ogni tanto. Qui è una domanda che andrebbe fatta a un toelettatore, perché le competenze sulla gestione del pelo, quindi la lunghezza, il fatto di toelettarlo, spazzolarlo, stripparlo, è proprio di una tematica specifica di chi segue quell'area. Da un punto di vista prettamente medico, noi interveniamo su mantello e pelo qualora ci siano delle problematiche di dermatiti. In quel caso siamo anche noi a dare dei consigli su come gestire
l'area colpita. Ecco perché la toelettatura, secondo me, è un'area molto importante di salute e benessere. Un buon toelettatore può dare dei consigli mirati su quel tipo di pelo. Il Raimondo che abbiamo avuto fino a 5 minuti fa ha un pelo che va gestito in un certo modo perché è un pelo particolare, riccio, Sì, 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 sì. che rischia poi di infilare nelle orecchie, negli occhi, quindi va gestito in un certo modo. Ecco, un'altra persona ci scriveva il problema delle pulci. Il cane rimane in casa, la casa è molto pulita, eccetera. Tuttavia, abbiamo notato che comunque delle pulci ci sono. È un classico, sì. Ecco, e lui si chiede, immagino, che cosa fare se bisogna intervenire sul cane o dobbiamo intervenire anche noi? Beh, no, sulla casa non credo. Allora, nella mia carriera e esperienza mi è capitato forse una volta di un'infestazione casalinga, ma è un episodio forse più unico che raro. No, il cane le prende fuori, cioè il cane comunque passeggia magari in Nei un giardini, giardino e quindi porta le pulci in casa. Oggi ci sono dei prodotti il cui uso costante, come dicevamo prima, sui 12 mesi, ci permette di sterilizzare anche l'ambiente domestico sul cane. quindi Dei questo. prodotti sul cane, che io spezzo il ciclo della pulce e quindi le pulce che il cane porta in casa non si riproducono e quindi non ho le generazioni future all'interno del pavimento, dei Quindi si tappeti. riesce quasi a risolvere il problema. Si risolve, Si risolve il si problema. risolve. Però ci vuole costanza, lavorare sui 12 mesi e quindi non smettere mai di usare determinati trattamenti. Ecco perché dicevo, il veterinario in questo caso, che conosce i cicli della pulce e la tipologia di prodotto, può dare il consiglio giusto. E fra l'altro nel vostro centro c'è anche la possibilità di avere i consigli giusti. Il nostro centro ci lavorano fior di veterinari, di colleghi che possono tranquillamente dare consigli di ogni tipo. Dovremmo avere un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Sì, buonasera. Senti, io vorrei un'informazione riguardo a un cane, Prego. la razza Bovaro del Bernese. Sì. 10 Io ho una femmina sterilizzata di 10 anni. Però ultimamente questa femmina qui gli sono usciti come delle cisti, così, no? Pronto? Sì, Sì. l'ascoltiamo. Allora l'ha fatta analizzare. Sì. E mi ha detto che sono dei piccoli tumori. Ah. Adesso mi hanno consigliato di fare un attacco e di operarla. Io dico che avendo già 10 anni, un cane come quello, perché dicono che du Certo. dura 8 anni così, no? Sì. Mi conviene fare quella cosa lì. Sentiamo cosa ci dice il dottor Maggi. Grazie della chiamata, intanto. Queste sono situazioni che spesso ci mettono in difficoltà, o almeno mi mettono in difficoltà come medico, come proprietario, come essere umano, perché qui abbiamo di fronte una situazione dove razionalmente chi ci ha telefonato sta giustamente facendo delle valutazioni, probabilmente lo sta facendo anche con i colleghi che stanno seguendo il caso clinico. Spesso e volentieri ci troviamo di fronte a delle situazioni in cani particolarmente anziani, dove c'è da valutare l'efficacia dell'intervento e il senso di quello che stiamo facendo. Io dico sempre che noi medici dobbiamo dare evidenza di quello che sta accadendo, poi non posso sostituirmi a un proprietario nella decisione di fare o non far operare il cane, perché a volte la decisione non viene presa sulla base di un ragionamento razionale, ma perché c'è la volontà di provarci, di tentare il tutto Tentare. per tutto, anche in una situazione di età avanzata. È chiaro Beh, che ci sono persone che considerano il cane come un figlio. sì, si tratta proprio di capire all'interno della famiglia come viene vissuta in questo caso la malattia. È un cane magari in salute che ha dei tumori, diceva piccoli tumori, adesso non sappiamo Certo. esattamente, con i colleghi che probabilmente hanno giustamente consigliato una diagnostica importante per cercare di capire se ci sono metastasi o se non ci sono altre situazioni co collaterali. Poi la decisione deve essere del proprietario. Deve essere del Deve essere proprietario. del proprietario. Se io in questo Prendere il caso consiglio del il medico. consiglio del medico, quello che potrebbe essere anche una nostra visione, però poi la decisione col cuore in mano deve essere del proprietario. Quindi siamo quasi in conclusione. Consiglio generale, insomma, adesso al di là ovviamente delle malattie che poi vanno fatte le valutazioni caso per caso,
Il dottore ci ha detto che comunque è bene far controllare sempre i nostri animali, almeno una volta all'anno. Anche di più. Diciamo Anche che quando il cane sta bene, apparentemente sta soprattutto, bene. soprattutto quando il cane sta bene. Innanzitutto, giustamente come ha detto lei, in apparenza, perché spesso ci sono molte malattie che Che non magari non sono si ancora vede. manifeste, ma questo vale per noi come vale per loro, e dove è corretto andarle ad indagare in precedenza. Però io concludo sottolineando questo aspetto, cioè i nostri cani vivono con noi, i nostri cani e i nostri gatti vivono con noi anni. Si spera il più a lungo possibile, condividono il bello e il brutto di tutta parte della nostra Certo. vita, ci danno tanto dalla mattina alla sera, quindi quello che noi possiamo e dobbiamo fare per loro è gestire laddove si può, come si può, quelle che sono le loro malattie per permettere a loro di vivere nel miglior modo possibile. Ecco perché controlli veterinari, la toilettatura, l'educazione serve a loro per poter vivere sereni e tranquilli. Anche perché se vivono meglio loro, forse viviamo Noi meglio anche ancora noi. viviamo ancora. Va bene, Quindi. ringrazio tantissimo il dottor Marco Maggi, medico veterinario e coordinatore dei servizi veterinari di Kazampa. Ricordiamo che aprirà una nuova clinica tra pochi giorni al Fine mese. Portello, a fianco al centro commerciale del Portello, quindi facilmente raggiungibile. Grazie al dottor Maggi, vi ricordo tra poco Anteprima Nova Stadio con Michele Marchetti. Tante notizie oggi dal mondo del calcio, poi Nova Stadio e questa sera schierati i temi politici di maggiore attualità dopo il referendum e le elezioni con Michele Lanati e i suoi ospiti. È tutto, buon proseguimento, buona serata. Buona serata.